Buonasera a tutti innanzitutto, grazie di essere venuti. Aspettiamo altre persone. Abbiamo parlato in tutte le altre situazioni, abbiamo parlato di vari argomenti, abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di letteratura, di poesia, abbiamo parlato di politica, di mafia, di immigrazione, abbiamo parlato di tante cose. Oggi ci vogliamo sbizzarrire e vogliamo parlare di ipnosi. Ipnosi non solamente, io ho messo un titolo un po' provocatorio, a me gli occhi please, ma in realtà quello che ci interessa di dire sull'ipnosi è che l'ipnosi la troviamo sparsa in tutte le manifestazioni della società, che possono essere nella pubblicità, nel marketing, insomma, quindi i linguaggi subliminali li vediamo, che sono poi, ne siamo farciti, ma di queste cose ne parlerà, e lo ringraziamo, il professore Valdo Cavallaro, che insomma è una persona che io conosco perché ho frequentato i suoi corsi tantissimo tempo fa, ho imparato a ipnotizzare grazie a lui, ma soprattutto è una persona molto brillante, di un'intelligenza molto sofisticata, anche un bel uomo, quindi insomma non gli manca nulla, è molto ironico, ha una grande ironia, quindi lascio subito... Tutti hanno applaudito, quindi mi sa che non tutti sono d'accordo. Non sono d'accordo tutti quanti, ma non hanno ben capito... L'invidia, no, è l'invidia. E quindi io inizierei a fare la prima domanda, un po' così, diciamo, la domanda che di solito fanno tutti, ma una persona che entra in trance, cioè va in ipnosi, viene ipnotizzata, è una persona totalmente incosciente, ecco, cominciamo a parlare di questo. Allora, sì, è uno dei dubbi che più frequentemente ci viene posto. No, in realtà l'ipnosi è uno stato naturale di coscienza, uno stato naturale di coscienza, e quindi in quanto tale non si perde la coscienza. Potremmo dire che è uno stato naturale di coscienza proprio già scritto nella biologia di ognuno di noi, cioè ognuno di noi è in grado di andare in ipnosi, anzi l'ipnosi è una risorsa che tutti quanti abbiamo ed è caratterizzata fondamentalmente da due cose. Uno, il corpo funziona come se fossimo in preda ad una emozione. Qual è la caratteristica degli stati emozionali? Che possiamo fare cose che normalmente non faremo, nel più o nel meno, nel senso che potremmo paralizzarci o potremmo correre più velocemente di quanto abbiamo mai corso in vita nostra in preda ad una forte emozione. Ecco, l'ipnosi è la stessa cosa, cioè ti permette senza lo shock emotivo di far funzionare il corpo ai limiti minimi e massimi delle sue potenzialità. Dal punto di vista psicologico invece l'ipnosi è uno stato simile emozionale, scusate, è un simile onirico, cioè come i sogni, quindi è paragonabile al sogno. Qual è la caratteristica fondamentale del sogno? Nel sogno tutto sembra possibile. E noi sogniamo normalmente e noi viviamo le emozioni normalmente. Ecco, l'utilità terapeutica dell'ipnosi è tutta quanta qua, nel fatto che attraverso le opportune tecniche ipnotiche è possibile in pochi secondi, in pochi minuti, nel tempo che ci vuole, tutti siamo ipnotizzabili, ma magari chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, chi con una tecnica, chi con un'altra, di far entrare il corpo e la mente in uno stato di coscienza operativo, sia sul piano fisiologico che sul piano psicologico, che ti permette di uscire dai limiti della tua normalità. Per concludere, che vuol dire il limite della tua normalità? Se sei una persona normalmente sana, ti permette di fare cose che normalmente non faresti. Se sei una persona invece che ha dei problemi, la tua normalità è il problema, non so se rendo l'idea. Per un fumatore incallito la sua normalità è fumare. Ecco, l'ipnosi ti permette di entrare sia a livello fisico che mentale in una dimensione in cui quella tua normalità viene messa da parte. Per cui il fatto di pensare di essere capace di non fumare, virgolette, viene vissuto come normale. Prendo lo spunto al fatto che tu dici chi più, chi meno, chi prima, chi dopo. Per questa cosa ci stanno varie tecniche, tu ne utilizzi parecchie. Diciamo che quella che ti è più cara è la ipnosi dinamica, sbaglio, Evaldo? No, sbaglio. Allora, come avviene questa ipnosi dinamica? Allora, la premessa è, siamo tutti ipnotizzabili, perché è una capacità che abbiamo tutti quanti, compresi gli animali. Io non sono un esperto di ipnosi animale, però
fondamentalmente i mimetismi o gli atteggiamenti di morte apparente che certi animali sviluppano in situazioni di pericolo sono paragonabili a una cosa, cioè, se il predatore non mi ha visto, forse la scampa, se invece mi ha visto e mi pappa, probabilmente non soffro, cioè probabilmente non mi renderò pienamente conto di essere ingoiato, di essere sbranato, quello che è. Allora, chi più chi meno vuol dire che ognuno di noi è in grado di andare in uno stato di ipnosi, che comunemente viene chiamata trance, più o meno profonda. Normalmente si usa il termine andare in trance, trance profonda, ma in realtà potremmo dire alta invece che profonda, potremmo dire estesa anziché profonda, però nel linguaggio comune. Così come l'ipnotizzatore normalmente dice dormi, in realtà non ha niente a che vedere l'ipnosi col sonno fisiologico, col sonno notturno, però ormai è rimasto, diciamo, questo termine e quindi viene usato comunemente. Le tecniche per andare in ipnosi o per mandare in ipnosi sono diverse. Io penso di saperle usare tutte, naturalmente variamente integrate, perché come le tecniche di qualsiasi campo, l'integrazione tecnica ti permette di avere a disposizione, per così dire, una super tecnica. Allora, le tecniche più antiche sono quelle di tipo strumentale, basate su un sovraccarico sensoriale. Immaginiamo una persona che sia stata al buio per parecchio tempo, d'improvviso si apre una botola, arriva la luce, un raggio di sole ti colpisce, viene abbacinato, va in una trance immediata per sovraccarico sensoriale visivo, in cui, facciamo un passo indietro di 3.000 anni, i sacerdoti dei templi del sonno, egizi, greci o di altre culture, al paziente, chiameremo così, incubato, quindi che stava dormendo, viene abbacinato e i sacerdoti gli gridano, possiamo immaginare con il rimbombo sonoro, quindi un sovraccarico anche uditivo, che guarirà, o che il Dio uscirà da lui, o che entrerà in lui, o che vincerà la guerra, o che risolverà un suo problema. Quindi si è creato attraverso un sovraccarico sensoriale, uditivo e o visivo, la condizione di trance ipnotica, diremmo oggi, in cui viene inoculata, iniettata, immessa la suggestione. Guarirai, starai bene, morirai, insomma vincerai, quello che i sacerdoti volevano comunicare. Nel tempo, invece, le tecniche ipnotiche sono diventate di tipo, virgolette, magnetico, cioè l'idea guida era che i passi magnetici, gli accarezzamenti dell'aura, il contatto fisico, quello che è, producesse uno stato di coscienza diverso. Poi è venuta le tecniche verbali, rilassanti, tipo freudiano, e poi le tecniche dinamiche, non verbali, stressanti, di tipo benemegliano, che hanno come scopo appunto il sovraccarico sensoriale attraverso i vari toccamenti, vedremo dopo. E poi ci sono le tecniche cosiddette ericksoniane, morbide, materne, analogiche, e l'integrazione di tutte queste permette, tutto sommato in poco tempo, non più di 2, 3, 4 sedute, in genere si riesce a trovare la tecnica giusta già nella prima seduta, però proprio nei casi difficili, così, complessi, quello che direi che avendo il tempo di usarle tutte quante più o meno integrate, qualunque persona normale è in grado di andare in trance. Allora, questo, diciamo, chiaramente applicata a una terapia, che cosa possiamo ottenere? Parliamo di una terapia di una persona che viene per smettere di fumare. Allora, con l'ipnosi si può ottenere tutto quello che si può ottenere con qualsiasi altra forma di psicoterapia. Questa è tanto una premessa importante. Solo, come si dice, molto prima, molto più efficacemente. Però tutte le strade portano a Roma, cioè non è che per forza bisogna usare l'ipnosi. Uso una battuta non mia ma simpatica di Bandler e Grinder, che dicono: beh, in fondo la differenza fondamentale tra l'ipnosi e la psicoanalisi sono 5 anni, cioè non c'è una differenza, è soltanto il tempo che ci vuole. Ora però ricordiamoci una cosa: è vero che se vuoi andare in America la cosa più rapida è l'aeroplano, però
come dire, ci puoi andare pure in crociera con la nave lentamente, tutto dipende da quello che vuoi. Se il tuo obiettivo è goderti il viaggio, allora forse la crociera è meglio. Se il tuo obiettivo è arrivare in tempo per firmare un contratto, è un'altra cosa. Una battuta finale che è questa, cioè in fondo non è sempre niente di mio, non, quelle poche cose mie magari le trovate nel libro, ma cito battute di altri, raramente i pazienti vanno in psicoterapia per risolvere le loro nevrosi. In realtà ho detto psicoterapia, ma devo dire psicoanalisi. Raramente i pazienti vanno in analisi per risolvere le loro nevrosi, più spesso ci vanno per perfezionarle. Quindi, come dire, se te ne vuoi sbarazzare rapidamente, beh, l'ipnosi è la cosa sicuramente più efficace. Se il tuo piacere invece è attraverso le nevrosi, i problemi, insomma, le psicopatologie varie che c'hai, di rovinare la vita delle persone intorno a te, beh, allora forme di psicoterapia più lente sono sicuramente più divertenti.